Eccoci qua, ben ritrovati a Toscana Tavola. Siamo all'interno della Pinacoteca di Volterra. Qui accanto a me il dottor Furiesi, che è il direttore di questo meraviglioso luogo, che conserva delle opere di grandissimo valore, fra le quali questa che vedete alle nostre spalle, che è... È la deposizione della croce del Rosso Fiorentino. Ricordiamo Rosso Fiorentino al secolo Giovan Battista di Jacopo. Perché Rosso Fiorentino? Perché semplicemente era rosso di capelli, aveva capelli rossi e quindi aveva stato soprannominato in questo modo, come tutti noi toscani facciamo, di dare i nomignoli alle cose. Nato nel 1495, nato a Firenze ovviamente, è morto a Fontainebleau nel 1540. Parliamo di questa opera prestigiosa, meravigliosa, che è contenuta appunto all'interno della Pinacoteca di Volterra. Questa è la deposizione che il Rosso Fiorentino fece nel 1521 per la Cappella della Croce di Giorno di Volterra. Lui era partito da Firenze, aveva iniziato un viaggio e poi lo porterà un po' in tutta Italia e alla fine verrà accolto alla corte del re di Francia e dipingerà Fontainebleau. E l'opera, che inizialmente era stata concepita in questa confraternita, è diventata, grazie al suo estro, alla sua intelligenza, uno dei capolavori dell'arte italiana del manierismo. Particolare proprio perché ha una serie di caratteristiche che la differenziano dalla pittura più antica, quella tradizionale italiana, e apre praticamente a un nuovo modo di dipingere questa pittura a maniera, che comincerà a diffondersi all'inizio del Cinquecento. Ecco, direttore, però all'interno di questa Pinacoteca di Volterra ci sono altre opere, ce ne vuole ricordare qualcuna? Per esempio c'è la Maestà di Cristo di Domenico Ghirlandaio, c'è l'Annunciazione di Luca Signorelli, varie opere di Taddeo Di Bartolo, c'è molte pitture, soprattutto opere su tavola del Quattrocento. Quella che vediamo in questo momento che cosa rappresenta? Questa che abbiamo qui davanti appunto è la Maestà di Cristo di Domenico Ghirlandaio, che rappresenta il Cristo in Maestà, che benedice i due frati, che sono praticamente due monaci, scusate, che sono San Benedetto e San Romualdo, e sotto due sante volterrane. È molto bella perché c'è questo paesaggio in cui sono inquadrate le figure, che rappresenta un po' il tipico paesaggio toscano, con colline, piante, cipressi. Ma c'è qualche cosa, visto che il nostro programma è un programma di cucina, che riguarda le balze volterrane, in modo specifico il pecorino. Ci dica dove dobbiamo andare per vedere le monete. Intanto già ci sono le monete, ma poi per le balze c'è anche qua, perché questa è considerata la prima rappresentazione delle balze esistenti in assoluto nella storia dell'arte. Le monete sono un po' più avanti. E allora andiamo a fare la conoscenza di queste monete e l'utilizzo di queste monete, in modo particolare nell'acquisto proprio di questa eccellenza, di questo territorio delle balze volterrane, che è appunto il pecorino, vero? Certo, uno dei prodotti più tipici della nostra zona. Naturalmente stiamo parlando dell'epoca a cavallo tra il 1400 e il 1500, ecco, mi corregga se sbaglio, e il denaro. Ecco, con un denaro, che adesso noi vi inquadriamo, che è questo, vero? Sì. Che cosa si poteva acquistare con un denaro? Nel nostro caso si potevano acquistare per esempio quattro forme di formaggio, si potevano acquistare con un denaro. Considerate che è la moneta più piccola, quella meno più spicciola e ha meno valore, esatto. Vi faccio qualche altro esempio, per esempio vediamo anche il fiorino, no? Esatto, questi sono i famosi fiorini fiorentini con cui Firenze ha invaso il mercato del denaro, è un po' corrispondente al dollaro oggi. E poi ci sono altri tipi di monete d'argento di varia pezzatura, più consistenti, però l'uomo comune in genere aveva in tasca soltanto questo più piccolo. Tanto per ricordare un aspetto cinematografico, il nostro Benigni insieme a Troisi nel famoso film Non ci resta che piangere usava il fiorino, tanto per intenderci, per poter pagare la cosiddetta gabella, no? Esatto, le gabelle quando entrava in città, ogni persona pagava una certa tassa. Bene, abbiamo parlato quindi delle monete, adesso terminiamo questo giro all'interno della Pinacoteca di Volterra in compagnia del direttore per presentarvi un'altra opera eccezionale. Si tratta di un trittico? È un polittico. Un polittico di Taddeo Di Bartolo, dipinto nel 1411 per Volterra, che è probabilmente una delle opere più particolari e eccezionali che abbiamo, perché si è conservato praticamente intatto. È molto difficile trovare questi quadri con tutte le sue parti ancora intatte. Grazie direttore per questo bellissimo escurso all'interno della Pinacoteca. Il nostro percorso continua.
Il prodotto protagonista di questa puntata è il pecorino delle balze volterrane DOP, che è la prima DOP a caglio vegetale italiana. Siamo con Giovanni Cannast, che sta preparando la camicia, così si chiama, al nostro pecorino delle balze, con la cenere di Leccio, che è appunto un albero del territorio, perché questo formaggio è veramente tanto legato al territorio, non solo nel nome, ma anche per il fatto appunto che il caglio vegetale viene prodotto con questo cardo, questo carciofo selvatico, che è tipico appunto delle balze. Ecco, Giovanni, quali sono le caratteristiche che conferisce il caglio vegetale al formaggio? Beh, innanzitutto c'è da dire che per la coagulazione del latte normalmente viene utilizzato il caglio animale, in questo caso appunto il fiore del carciofo selvatico, diciamo, ha, una volta che è stato immerso nel latte, ha, diciamo, una presa sul latte molto più lenta rispetto al caglio animale. E la cosa interessante da dire è che comunque gli conferisce, veramente conserva tutti i profumi che chiaramente il latte che nasce nel territorio dell'Alta Val di Cecina, nei 5 comuni dell'Alta Val di Cecina, ha, diciamo, questa grande floreabilità, con caratteristiche che nell'affinarsi della stagionatura riprendono un po' il retrogusto del fiore del carciofo, quindi un leggermente amarognolo, però con una lunga persistenza e con delle note, addirittura quando si fa l'affinamento in grotta, sempre con la cenere, è una cosa particolarissima, che ha anche un retrogusto di aringa dopo il primo anno di stagionatura. Quindi si passa, diciamo, dal sentore floreale a quello erbaceo, a quello del carciofo, per arrivare addirittura alla ringa. Senti, Giovanni, quanto rimane in affinamento in grotta questo formaggio? Dunque, dipende chiaramente anche dalla grandezza della forma. Qui per esempio abbiamo delle forme che sono, non so se le camere può inquadrarle, ma sono forme praticamente di quasi 10 kg. E queste hanno bisogno anche di 2 anni di affinamento prima di essere pronte per essere mangiate. Quindi tutto dipende dalla grandezza, dalla forma. Diciamo, si va da un formaggio fresco minimo, come dal disciplinare della DOP, di 30 giorni, fino ad arrivare appunto almeno fino a 2 anni di stagionatura. Senti, un'ultima curiosità. Io so che tra gli estimatori, tra i tanti estimatori del tuo formaggio, c'è anche qualche VIP, giusto? C'è una cantante famosissima che è una grande appassionata. Mi è arrivata questa voce di corridoio, che è Madonna. Esattamente, sì, ho avuto occasione di... non l'ho conosciuta personalmente, ma proprio il giorno prima che andasse a questo ristorante famoso di Londra, a mangiare, gli avevo portato il pecorino delle balze, e siccome lei è vegana, quindi, diciamo, normalmente non mangia formaggi, però gli è stato presentato proprio per questa caratteristica col caglio vegetale, quindi l'ha assaggiato e effettivamente ha detto che è uno dei suoi formaggi, è diventato uno dei suoi formaggi preferiti, quindi quando va a Londra lo consuma regolarmente in questo, sulla Kensington Road, non posso fare il nome del ristorante, però. Ecco, quindi più che mai possiamo dire che questi prodotti sono davvero ambasciatori del nostro territorio. Assolutamente sì. Quella che state vedendo è una statua di origine etrusca ed è l'emblema di Volterra. Etrusca, ovviamente, si chiama l'ombra della sera. Perché così allungata? Perché evidentemente coloro che l'hanno realizzata si ispirarono a questa ombra lunghissima, evidentemente di una luce molto vicina al soggetto. Fatta questa premessa, andiamo invece a parlare di cibo, soprattutto di un meraviglioso prodotto di questo territorio, delle cosiddette balze volterrane, che è il formaggio del nostro Giovanni Cannast, vero? Ciao Claudio, buongiorno. Allora, prima di entrare nello specifico, vorrei presentarvi Genuino. Genuino ha un nome che è tutto un programma, è in linea perfetta con i prodotti che proponiamo, che sono assolutamente genuini, ed è anche il titolare di questo luogo che ci ospita, che è appunto il ristorante del Duca. Come nasce questo ristorante?
È nato da una bella storia, cioè un po' lunga. Io avevamo noi un ristorante a Saline, volevano che facessimo un ristorante a Volterra come quello che avevamo a Saline, il vecchio mulino, e abbiamo fatto questo del Duca. Di grande pregio e tra l'altro estremamente apprezzato. Qui accanto a noi c'è appunto lo chef, più esattamente il giovane Alessandro Calabrese, originario della provincia di Enna, Sicilia. Perché proprio a Volterra? Come ci sei capitato? Ci sono capitato per caso, perché ho lavorato con uno chef in Sicilia i primi anni della mia esperienza. È venuto a Volterra, mi ha portato qui e mi ha fatto conoscere Genuino. Ricordiamo che il ristorante del Duca fa parte ormai da sempre di Vetrina Toscana, quindi ha sposato questa meravigliosa idea della regione toscana e propone i prodotti tipici del territorio. Nel caso specifico il formaggio, il pecorino delle balze volterranee. Ecco, avrei bisogno di un pezzo di questo pecorino, per quale piatto? Preparerò una battuta di manzo con vegetali croccanti e gelato al pecorino delle balze volterranee. Battuta di manzo della macelleria Francini, storica macelleria di Volterra, e poi naturalmente con questo formaggio. Ci racconti, Giovanni, due parole su questo formaggio? Intanto diciamo la cornice, o meglio la carrozzeria, è costituita dalla cenere. Allora, è importantissimo aggiungere che questo pecorino è diventato DOP, quindi di origine protetta, ormai già da 2 anni e mezzo fa, e la peculiarità appunto di questo formaggio è che proprio è un latte crudo coagulato con caglia vegetale, e la famosa cornice che vedete, che è cenere, che viene impastata con la morchia dell'olio d'oliva extravergine, che è un altro prodotto tipico della zona del Volterrano, e protegge il formaggio in modo tale che non si formi la muffa all'esterno e allo stesso tempo evita che si indurisca troppo al proprio interno. Quindi diciamo è un aiuto alla maturazione, infatti viene utilizzato proprio per l'affinamento, che poi lo ritroviamo invece in maniera un po' diversa con l'affinamento in grotta, utilizzando esclusivamente la morchia dell'olio d'oliva, quindi proprio la fonduta classica di quello che rimane il fondo dell'olio. Quindi il colore cromatico è dettato dalla cenere, ecco, che però ha la funzione di essere un grande conservante e soprattutto preserva dagli attacchi esterni. Bravissimo. Bene. La famosa camicia. Benissimo, allora noi l'abbiamo preso e adesso andiamo in cucina, vai! Gelato al pecorino, no, era il gelato al cioccolato, ovviamente. Pensa, scritto da Cristiano Malgioglio e cantato da Pupo al secolo Enzo Chinazzi e lanciato da Claudio Sottile a Radio Montecarlo. Storia. Allora, ho qui con me Alessandro Calabrese, che avrà il privilegio, l'onore e il piacere di proporvi appunto un gelato al pecorino, tra l'altro pecorino rinomatissimo del nostro Giovanni Cannas, delle balze volterranee. Allora, intanto diciamo subito il titolo del piatto. Battuta di manzo, vegetali croccanti e gelato al pecorino DOP delle balze volterranee. Altri ingredienti. Allora, abbiamo la cipolla fritta, che fa parte dei vegetali croccanti, la carota, il cavolo nero, delle cialde di pecorino, e poi delle guarnizioni, che è un cappero e delle foglioline di... Ricordiamo che siamo a Volterra, all'interno della cucina dell'Enoteca del Duca, rinomatissimo, devo dire, luogo dove si mangia divinamente, e partiamo subito con la realizzazione del piatto. Ci manca qualcosa? Forse ci manca... Il gelato. Davide! Attenzione, adesso arriva, eccolo qua. Ecco qua, intanto ci vorrebbe un applauso. C'è un applauso a portata di mano? Benissimo. Allora, Davide è il tuo assistente, vero? Il mio assistente, sì, il braccio destro. Davide, di dove è originario? Sono di Ischia. Di Ischia, ma come ci sei capitato a Volterra? Beh, Volterra anzitutto è ricca di storia, quindi mi sono voluto trasferire appunto per ampliare la mia conoscenza, vedere di capire qualcosa di più. Da quanti mesi sei qua? Sono qui da marzo. Da marzo. Senti, una curiosità, qual è il piatto tipico ischitano? Beh, Ischia soprattutto è conosciuta per il coniglio all'ischitano, il famoso coniglio di fossa. E quali sono gli ingredienti di questo fantomatico coniglio, piccola trasgressione di Toscana a tavola? Il coniglio è appunto fatto con pomodori del Pieno, no, famosi anche napoletani, aglio, odori quali aglio oppure timo, e poi ovviamente il famoso coniglio di fossa. Ora, sapete un po', uno pensa a Ischia, pensa al pesce, e invece no, pensate che il piatto tipico è con un animale da cortile, tanto per intenderci. Grazie, buon proseguimento, grazie Davide, noi andiamo avanti. Allora, utilizzeremo ovviamente il gelato al momento opportuno. Si parte.
Ok, prendiamo la carne. Vai. Facciamo la battuta. Facciamo una battuta? Ma sì. È una barzelletta o no? No, no, la battuta nel senso proprio che utilizza il coltello. E iniziamo a batterla. Vai. Benissimo, vai. Allora, tagliamo. Allora, questa carne viene precedentemente abbattuta in negativo a meno 25 gradi, almeno per 36 ore. Così ci si preserva dalla carica batterica ed è sempre questo è quello che una sicurezza che viene utilizzato anche col pesce. Col pesce per l'anisakis. Benissimo. E che è un ministro greco, vorrei precisarlo. Beh, detto questo, andiamo avanti. A proposito di greci, cioè abbiamo anche un signore che avrà il privilegio dopo di giudicare il tuo piatto, che si chiama Dragopoulos, quindi rimaniamo nell'ambito ovviamente della Grecia. Ok. Ok. Una volta fatta questa battuta di manzo, la andiamo a condire. Bene. Con che cosa? Con dell'olio, sale e pepe. E la cosa misteriosa è che ha messo il battuto qui e poi ho utilizzato un altro piatto. Perché questo lo rimettiamo qua allora? Oppure ne abbiamo bisogno? No, va bene, va bene. Ne abbiamo bisogno? No. No, perfetto. Io sono curioso perché no, ha fatto tutto questo e poi misteriosamente è comparso l'altro. Ok, benissimo. Quindi qui ci hai messo olio extravergine d'oliva delle vostre zone di Volterra. Poi sale e pepe. Benissimo. Bene. Quindi, contiamo. Ok. E procediamo con l'impiattamento. Benissimo. Bene, allora, qui abbiamo, possiamo togliere? Sì, lo possiamo togliere. Qui abbiamo quindi delle verdure che sono state precedentemente fritte. Spiegaci, allora, questo per esempio... Abbiamo una cipolla bionda, cavolo nero e della carota. Cavolo nero, cialde di pecorino, capperi. Bene, ok, vai. Allora, piatto di portata. Ok. Questo qui non c'è il fornello, non c'è... No, non abbiamo fornello qui. Quindi bene. Andrò ad impiattare questa tartare... sopra una foglia di cavolo nero fritto. Bene. Per dargli croccantezza ci metti sopra che cosa? Metterò questa battuta di manzo. Volendo tu potresti metterci anche qualcosina di più in questo condimento, cioè oltre l'olio extravergine d'oliva, il sale e il pepe, ti mantieni molto sul ristretto, potresti azzardare che so in una cipollina fresca possiamo mettere della senape. Vedi? Che ci sta benissimo. Bravo vedi? Del tuorlo d'uovo. Questo magari sono considerazioni che avrebbe fatto Giorgio Dracopoulos, chissà se le farà dopo, poi vediamo, vediamo un po'. Ok, comunque vedo che diciamo che sei stato molto easy, se è un termine che sta per semplice evidentemente, no? Ok. Allora continuiamo, possiamo togliere. Adesso completiamo il piatto con questo. Come lo considero, un entrée? Come un antipastino. Un antipastino, appunto. Ecco, poi abbiamo la carotina. Ci racconti un po' come si fa questa carotina? Allora, questa carota viene prima affettata, poi viene sbollentata per un minuto in acqua bollente, viene raffreddata, dopo averla asciugata... Quindi deve subire uno shock termico. Termico, sì. Un passaggio tra caldissimo e freddissimo. Freddo, per preservare tutte le caratteristiche organolettiche. Dove la metti? Dopo la friggiamo a 130 gradi. Benissimo. Qui mettiamo la cipolla, olio di semi, fritta, olio di semi d'arachidi. Benissimo. Ecco, guardate che carino. Questo è un piatto interessantissimo e anche televisivo, lasciatemelo dire. C'è il nostro Bob che ci sta andando ora proprio in primissimo piano per poter apprezzare questi particolari che fanno sì che questo piatto abbia tutti gli onori, sia nella sua sapidità, nel suo sapore, sia nell'aspetto proprio... cromatico, di bellezza. Sapete benissimo che ci sono molti giornalisti appassionati del settore che privilegiano proprio l'occhio, perché con una bella fotografia, una bella immagine si valorizza anche il prodotto stesso, no? Dico sì, bene? Sì. Perché l'occhio vuole la sua parte. Sì. Allora ci siamo. Ci siamo, manca solo il gelato. Ah, e vediamo cosa succede. Allora, il gelato come l'hai fatto intanto? Allora, il gelato viene fatto sciogliere a 65 gradi con del latte e della panna, viene aggiunto un po' di glucosio e viene messo in mantecatrice. Benissimo. Dopodiché viene... Ecco, qui hai utilizzato, ricordiamo, pecorino top delle Balze Volterrane, dell'azienda del Cannes. Quindi attenzione, quello che adesso Alessandro sta impiattando è un gelato al pecorino. Al pecorino, sì. Come che, ragazzi, ma non è che facciamo il gelato... Cioè, qui non siamo qui a mica pettinare le bambole. Il gelato al pecorino, chissà quante volte avete mangiato voi a casa. Io penso qualcuno mai. E vi posso garantire che è buonissimo. Io l'ho assaggiato prima, Allora, ecco qua. Mettiamo questa bella cucchiaiata. Bisogna far presto perché sennò c'è un rischio
che si sciolga, e non vorrei che il nostro Giorgio Dracopoulos non l'abbia così bello solido. Allora, siamo pronti? Siamo pronti. Ricordiamo, titolo del piatto e ingredienti. Via con la scheda. Battuta di manzo, vegetali croccanti e gelato al pecorino DOP delle Bazze Volterrane. Ingredienti totali. Ingredienti totali, battuta di manzo. Che manzo? Manzo un manzo della macelleria. Della macelleria del Frangini. Che ha sede? A San Buco della Val di Pesa, provincia di Firenze. Dopodiché? Dopodiché abbiamo delle verdurine croccanti, quindi carote, cipolle e cavolo nero fritti. Bene. Gelato al pecorino. Capperi ed erbetti. Dell'azienda di Giovanni Cannas. Diciamo Lischeto, queste cose, sì. Giovanni Lischeto è un, devo dire, un binomio di grande eccellenza. Allora, siamo pronti? Io voglio ricordare ai nostri amici a casa che se ancora non fate parte di Vetrina Toscana, mi rivolgo in modo specifico e particolare ai titolari di ristoranti, di botteghe, ebbene, entrare a Vetrina Toscana non costa niente. Basta contattare questo sito www.vetrina.toscana.it e così entrerete a far parte di questa grande famiglia di cui Giovanni Calabrese e naturalmente i titolari del ristorante che ci ospita, l'Enoteca del Duca di Volterra, fanno già parte e hanno già anche loro sposato questa causa. La causa in sostanza è quella di proporre ai propri clienti i prodotti stagionali a chilometro zero del nostro territorio toscano, che è ricchissimo di eccellenze. Andiamo alla stagione, ti va? Di qua, Giorgio! Stiamo arrivando, Giorgio! Mamma mia, c'è da leccarsi i baffi. Facciamo presto perché sennò si scioglie. È il gelato al pecorino delle Balze Volterrane del nostro Giovanni Cannas, magistralmente cucinato da Alessandro Calabrese. È una cosa bella, ma bisogna mangiarla subito. Sì, bisogna mangiarla subito. Però io vorrei dire, spezzare una lancia, una spada, uno scudo per Alessandro. Perché io so che Alessandro abbatte la carne. E passando sopra i problemi igienici sanitari, sorvoliamo, la carne abbattuta come il pesce è leggermente più sfibrata, pertanto prende molto meglio tutti i sapori che gli si mettono insieme. Quindi un fatto di sanificazione, attenzione non andiamo oltre, sì, che dà sicurezza all'utente, al consumatore, e al contempo però fa agevola l'assorbimento di ciò che è olio, pepe. Senti, però sale. Non hai detto il connubio, scusa, è un no, il colore, tu del connubio è molto interessante, è carino, i colori sono, è presentato molto bene, ora fatemelo assaggiare. Ci che poi anche... sì, per questo, per il gelato, sì. Allora vi presento Claudia Del Duca, che tra l'altro è vicepresidente dell'associazione vinicoltori di Volterra, sì, che annovera più di 5 aziende e ci ha portato per l'occasione che cosa? Allora, oggi vi ho portato uno dei vitigni autoctoni del territorio, nonché toscano, un sangiovese al 90% con un 10% di colorino, giusto per intensificare un po' il colore. Interessante perché fa un affinamento in anfora per 8 mesi, questo per donare ancora un po' più di mineralità. Questa bella acidità del sangiovese in più riesce benissimo a sgrassare dal gelato al pecorino delle Balze Volterrane. Interessantissimo, un vino molto delicato, elegante, anche dovuto alla presenza di sabbia nel terreno. Puoi miscere? Bene. Allora, sentiamo il parere del nostro Giorgio Dracopoulos. Allora, un connubio perfetto, perché alla delicatezza della tartare si mescola questo gelato al pecorino, che è un gelato molto cremoso, molto denso, che gli dà molto sostegno, molto sapore e l'aiuta moltissimo, e l'ho trovato un abbinamento giusto. Ora sentiamo il vino. Bene, allora facciamo scivolare i calici qua sulla sinistra, mentre vorrei che la vostra attenzione si soffermasse su questa statua, l'ombra della sera, emblema storico della Volterra etrusca, tra l'altro scoperto, se ben ricordo, da un grande etruscologo, Pallottino. Io ho avuto il piacere di conoscere il primo approccio anche da toscano, da curioso, con questo territorio è stato proprio con l'ombra della sera, che vedete, pensate a quell'epoca, stiamo parlando di migliaia di anni fa, e c'era una figura già stilizzata, fantastica, bellissima, assolutamente innovativa e modernissima nonostante i suoi migliaia di anni che ha alle spalle. Allora, piatto conclusivo, giudizio conclusivo. L'abbinamento con il vino ci dice, perché questo è un rosso abbastanza corposo, che solo sulla tartare sarebbe stato impegnativo, ma siccome c'è il gelato al pecorino, che è un gelato abbastanza saporito, direi che ci sta molto bene.
Beh, allora complimenti a Claudia per la grazie. Scelta naturalmente. L'azienda è il Mulinaccio, quindi Volterra. Benissimo, e allora io direi di terminare come sempre con il consueto brindisi conclusivo, un brindisi che vorrei fare anche a questo staff, a tutto lo staff, alla brigata dell'Enoteca del Duca che ci ha ospitato con grande simpatia, disponibilità e soprattutto pazienza. Grazie ancora a voi, appuntamento a domani alla stessa ora.